Ieri sera a Milano, presso la sala del Consiglio Provinciale, si è svolto un convegno dal titolo La fine della sovranità, la dittatura del denaro che toglie potere ai popoli. Per noi ha seguito l'evento Fabio Pasini, vediamo. Io veramente, più vado, più mi informo, più ascolto, e per me è un piacere ascoltare Alain Benoit dal vivo e non tramite il computer, più mi rendo conto che stiamo vivendo un pericolo terribile. Prima ancora che economico e monetario, dal punto di vista della libertà, con la L maiuscola, culturale. Settimana scorsa il Parlamento europeo di Strasburgo, fra le tante amenità, ha votato, a parte la politica agricola comune, che guarda caso massacra la nostra agricoltura togliendoci il 20% dei fondi, ma questo ormai è prassi, però ha votato una roba che si chiama cittadinanza attiva europea, diciamo dei gran bei nomi. Uno va a vedere, 230 milioni di euro, subia, 230 milioni di euro, come li usiamo questi 230 milioni di euro? Servono a educare i cittadini europei alla cittadinanza europea. E è un sistema che ha bisogno di spendere 230 milioni di euro per educare la sua gente ad essere un buon cittadino europeo, è un sistema che evidentemente ha qualche problema. Se poi vai a leggere, nella seconda riga, si parla di neanche cittadini europei, questi ormai sono sbaccatamente al di là del bene e del male, i cittadini del mercato unico. Quindi noi spenderanno 230 milioni di euro per educare noi a essere buoni e silenti cittadini del mercato unico. Io non mi sento un consumatore da supermercato, io penso che ci sia un disegno che è ben chiaro, che vede la Francia, vede l'Italia, vede la Spagna, vede la Grecia come dei supermercati che possono al massimo scegliere quale barattolo di pomodoro prendere giù dallo scaffale del centro commerciale. Chiaro che il pomodoro non è prodotto in Europa, è prodotto in Marocco, è prodotto in Brasile, è prodotto in Tunisia, è prodotto in India. Noi avremo una grande libertà di scelta su come non fare più niente, ma comprare quello che fanno gli altri. E poi ci stupiamo se a Prato nessuno si era accorto che in una fabbrica abusiva dormivano decine di persone e ne sono bruciati 7. E adesso dicono tutti, non ce ne eravamo accorti. Secondo me fa parte assolutamente di un sistema dove la moneta unica fa parte del pensiero unico, fa parte del cinema unico, della bibita unica, della musica unica, e se dici qualcosa che non va sei un mezzo delinquente. Se in Ucraina il governo ritiene, secondo me ha ragione, che gli conviene un po' di più, magari non per sacro furore culturale, ma per vantaggio economico e commerciale, guardare a est e non a ovest, boom, e il TG1 è da 5 giorni e fa vedere le manifestazioni di piazza degli euro pirla ucraini che dicono viva Bruxelles, viva l'euro, Putin è brutto, è cattivo. A me più passano le settimane più Putin sta simpatico. Grazie. È una cosa che riguarda solo me. Tanto che guardo un po' al congresso della Lega a Torino il 15 dicembre ci sarà il peggio del peggio. Ci saranno gli austriaci, ci saranno gli olandesi, ci saranno gli svedesi, ci saranno, abbiamo invitato, spero che ci saranno i francesi di Marine Le Pen del Front National, ci saranno i russi del partito di Putin. La Lega ha il difetto di pensare, anche controcorrente, di pensare in maniera scomoda. E in questo momento parlare in certi modi di Bruxelles, dell'Europa, del futuro, dell'Unione, dell'Euro, parlarne, ragionarne in un certo modo è scomodo e quindi siamo nati per essere scomodi, per informare, per controinformare. Quindi sono qua innanzitutto per curiosità, perché conosco e leggo Alain de Benoist, ma un conto è leggerlo, un conto è e averlo al fianco per ragionarci insieme. Poi sono assolutamente convinto che sia in ballo la sopravvivenza di culture, di economie, di identità, di lingue, di storie e di futuri, magari visti con provenienze diverse, però stimolante.
e se purtroppo una certa sinistra si è completamente appiattita. Io ricordo che negli anni 70 era la sinistra in Italia a parlare di lingue, di radici, di culture, di popoli, di identità, di territori. Adesso la sinistra è quanto di più mondializzato, globalizzato, europeizzato c'è, e quindi se devo ragionare con la destra ci ragiono volentieri. Un'altra Europa è possibile, un altro mondo è possibile, un mondo con meno banche, meno finanza, meno vincoli. Il mercato non è tutto, il profitto non è tutto, il denaro non è tutto, anzi è uno strumento e non un fine. E quindi ben vengano quei professori che hanno voglia di parlare di verità scomode, quei filosofi che magari partono da destra ma poi arrivano a sinistra, o partono da sinistra come nel caso di chi sta scrivendo il programma economico di Marine Le Pen e poi arrivano a destra. Sono etichette superate. C'è chi vuol bene all'Europa e ai popoli d'Europa e noi con loro ragioniamo. Possono essere autonomisti, indipendentisti, centralisti, ci interessa poco. C'è chi invece vuol bene alle banche e questo è il nostro nemico. E quindi facciamo un tratto di strada con chi combatte la nostra stessa battaglia di sopravvivenza e di futuro. Un bel appuntamento milanese che premia l'impegno politico della Lega in Europa e direi è un grande merito del nuovo leader della Lega di voler aprire la Lega ai contributi di un pensiero politico che in Europa ha dato moltissimo in questi anni in termini di elaborazione e anche di riflessione metapolitica di cui c'è tanto bisogno per allargare i nostri orizzonti rispetto alla palude della politica italiana. Questi rapporti che in parte preesistevano sono stati rafforzati, ci troviamo molto a nostro agio con i colleghi dell'FPO austriaco, e naturalmente con Marine Le Pen e con molti altri gruppi e movimenti che sicuramente nel nuovo Parlamento europeo rappresenteranno, per così dire, una terza forza. C'è anche una grande attenzione al ruolo geopolitico della Russia, cosa che in passato magari non era, preferendo un fronte unico occidentale che poteva essere anche fuorviante, soprattutto in relazione ai rapporti con gli Stati Uniti. Sì, questa riflessione da parte della nuova Lega è molto importante, il peso attuale in prospettiva del gigante russo sarà sempre più determinante, io credo che anche per noti e obiettivi interessi del nostro sistema di piccole e medie imprese un rapporto di stretta amicizia con la Russia possa aprire delle prospettive di enorme interesse per tutti noi. E poi c'è un dato politico che per quanto mi riguarda è geopolitico e importante. Sono da sempre convinto che la Russia di Putin oggi sia il migliore baluardo per la difesa dell'Europa dall'invasione islamica. Io vengo a parlare di un problema che è quello della crisi finanziaria in cui ci troviamo. Je n'ai pas d'engagement politique ni en Italie ni même en France. Il professor De Benoît si ritiene una persona che non è implicata nella politica italiana, quindi lui è qui questa sera per dare un suo parere, pensiero filosofico sulla crisi finanziaria che stiamo vivendo e come questo si traduce nel contesto europeo. En partie seulement, je suis très critique vis-à-vis de l'Union européenne, mais je suis par ailleurs un européen convaincu, c'est-à-dire que je crois à la nécessité de changer l'Europe, mais pas de se débarrasser de l'Europe. Sposo le teorie della Lega solo in parte, perché è vero che sono una contro l'euro, ma invece sono un fiero e convinto europeista. Sono convinto che in questa Europa bisogna crederci, ma bisogna cambiarla.